Innanzitutto sono sorpreso perché questo è un posto magnifico. Un applauso soprattutto a voi, questo è il tuo punto di iniziare. Grazie di tutto. Situazioni che sono create in un territorio davvero difficile, eppure viene fuori così. Ho fatto un libro sui curdi, un paio di anni fa, si chiama Fiore nel deserto, no? E qui, in questo territorio così nemico, che nasca un'utopia autogestionaria come questa, veramente sono contento, poi organizzatissimi, siete veramente una bellissima comunità, lo conoscevo, ho già preso contatti che faremo sicuramente tante presentazioni di libri noi come agenzia X qui e speriamo quindi di vederci presto. No, soprattutto forse riusciamo a fare il concerto dei Not Moving con la presentazione del libro Dalla parte del torto, che è un libro straordinario, e poi lui, Dome la Muerte, è un personaggio veramente incredibile, solo sentirlo parlare ha fatto della mia generazione quello che ha fatto più concerti di tutti. Però non posso andare avanti con questo libro qua, perché oggi siamo qui con Rote Zora, un grande applauso per loro. A partire dal titolo Mutate or Die. Più di così non poteva essere il momento giusto per far uscire un libro del genere. L'abbiamo fatto in piena, le ultime fasi di questo libro sono nate quando è partita la pandemia. E allora avevamo questo titolo, Muta o Mori. Che, cioè, dopo questo virus che ci ha dominato in questi due anni, direi che muta o muori è la parola ideale. Però non era una nostra, non era stata una nostra idea quella del mutare o morire. L'avevano detta i Mutoid West Company quando sono nati, intorno ai primi anni Ottanta. Questa è la storia del libro. Un libro unico, perché non è mai uscito niente su Mutoid, nonostante tantissimi tentativi, ma a livello internazionale, quindi per questo è anche importante questo libro. Ho perso il filo. Forse posso parlare lei che mi aiuti questo libro, perché dopo io spero, su questa storia qua, Mutate or Die, magari facciamo una chiacchierata anche sul periodo che stiamo vivendo adesso, che è un periodo veramente assurdo, e magari una chiacchierata dopo la presentazione la possiamo fare, no? Intanto passo la parola a lei, che mi farà viaggiare nel mondo intero con questa utopia, come lei ci spiegherà. Grazie. Scusate, ma sono gli inconvenienti e improvvisazione, no? Parliamo di Mutonia. Guarda, seduta. Allora, io intanto sono molto contenta di essere qua, ci tenevo veramente molto a presentare Mutate or Die qui a Black Inside, perché sono conoscenze della mia adolescenza, e quindi contattai Scudi e dissi: senti, dobbiamo fare questa presentazione da voi, perché siete una realtà che resiste in questa olona desolata, con il Wasteland, è proprio un nome azzeccato, e che ironia della sorte si sposa a pennello con la Mutoid Waste Company, i quali appunto nascono in una realtà difficile, perché sono muovono i primi passi nella Londra thatcheriana degli anni Ottanta. Quindi la loro data di fondazione è l'84, proprio quando la Thatcher aveva ad esempio vietato il diritto di sciopero. Quindi dopo le proteste dei minatori, lo sciopero dei minatori, la Thatcher vuole dimostrare che non c'era un'alternativa a quel
sistema economico e politico che andava sempre più verso una direzione consumistica, alienante, capitalista. La Mutual West Company si oppone, proponendo appunto un'alternativa. Un'alternativa andando proprio a toccare quei principi e quei valori che arrivavano dallo sciopero, che arrivavano dall'autogestione, che arrivavano dalla condivisione e dal voler creare una mutopia, una realtà orizzontale che si doveva attuare con un'azione diretta nel qui e ora del presente, perché non c'è futuro se non si parte dal presente. E questo no future di tradizione, di eredità punk e mutoid lo vivono in maniera quasi ironica. E vogliono dimostrare che invece il futuro c'era. Il futuro c'era proprio partendo da quel presente, dimostrando che l'alternativa si poteva fare, soprattutto con che cosa? Con le armi del do it yourself. Quindi per questo ci tenevo proprio a portare un Peter Dai in questo contesto, perché sono poi i valori, leggendo anche la vostra fanzine, che vi rappresentano, no? Il do it yourself. Se non hai gli strumenti, te li crei da te. Perché questo bisogna fare, te li crei da te, non da solo, non attraverso il nichilismo e la visione più autodistruttiva e solipsica del punk, ma proprio attraverso la condivisione, perché è con l'esperienza condivisa che si può attuare una mutazione che si compone proprio del mutare insieme a un'azione. Non c'è mutazione senza azione. Non ci riempiamo la testa di idee, di utopie, bensì di mutopie, quindi utopie che diventano realtà, che tuttora, dopo 40 anni, sono ancora in giro, viaggiano. I mutai adesso sono una comunità ancora molto forte, che si è diramata e diffusa in tutto il mondo. Noi qui siamo fortunati, perché a Sant'Arcangelo abbiamo Mutonia, che nonostante l'ultimo tentato sgombero, proprio dell'anno scorso del TAR, è riuscita ancora una volta a dimostrare che quella utopia c'era e doveva rimanere. E anche lì la Mutual West Company ha capito che per cambiare il sistema bisognava in qualche modo non per forza costruire barricate, ma sfondarlo dall'interno. Tant'è che, e qui faccio un salto proprio in avanti, per cui Giorgio è stato anche molto criticato, alla chiusura delle Paralimpiadi di Londra nel 2012, la corte chiama Joe Rush per chiudere con una parata, con questi mezzi mutanti, questi carrozzoni fatti di rottami. C'era dentro tutta la corte reale. E Joe Rush, quando gli chiesi come mai ha accettato, e mi disse: perché io vi nasco dalle parate, dal latte di strada. Cioè, per me quella era una parata, volevo dimostrare al sistema che per anni ci hanno dato la caccia e adesso siamo qui a intrattenere loro come vogliamo noi, e quell'alternativa l'abbiamo creata. Quindi, ritornando indietro, la Mutual West Company nasce a Freston Road, in questo quartiere chiamato Frestonia, che era un quartiere che nel 77 fu dichiarato libero e indipendente dal resto dell'Inghilterra. Era un covo di hippie. Joe Rush era un punk di quelli proprio più riottosi, tant'è che ebbe anche degli scazzi con i loro vicini di casa, perché fece tutti i giorni musica ad alto volume e inizia quindi a cercare di sopravvivere recuperando quello che trovava in giro. Inizialmente crea degli oggettini da vendere durante il mercato di Portobello, successivamente vede che queste cose gli escono bene, ancora non riesce a saldare, quindi prova a costruire tavoli, cose così, finché incontrerà Robin Cook, che invece, come dico nel libro, lui era un po' il fricchettone del gruppo, che veniva dalla scena New Age Traveler, dalla scena del Peace Convoy, quindi tutta quella coda hippie che ancora era molto forte in Inghilterra. E Robin era un meccanico, quindi insegna Joe a saldare, a mettere insieme i pezzi, e tutti e due avevano questa passione per le moto, per i veicoli, per i motori, e quindi iniziano a creare queste sculture semoventi. Ad un certo punto occupano, vengono sgomberati, e allora capiscono che forse l'alternativa può essere fare delle case mobili. Quindi recuperano un autobus inglese,
e lo trasformano in una casa e in un short roll su strada. Quindi lo school bus è proprio la prima manifestazione concreta dell'essere mutoide, essere un nomade che ovunque va cerca di creare quasi degli happening, coinvolgendo proprio il pubblico, cioè non c'è questa separazione tra noi e voi, tutti siamo qui per creare una situazione di divertimento e di autogestione, perché molto importante per i mutoide era anche proprio creare insieme agli altri questi oggetti, queste sculture mutanti, e chiunque aveva delle abilità, delle capacità o semplicemente la voglia di condividere con loro questa esperienza si poteva unire a questo carrozzone. Quindi nel breve periodo la mutoide diventa sempre più grossa, per cui si spostavano nelle zone, diciamo, industriali di Londra con questi mezzi, occupavano, perché comunque avevano bisogno anche di una base dove lasciare sculture che diventavano sempre più maestose, sempre più grandi, sempre più ingombranti, però ogni 3x2 arrivavano gli sbirri a sgomberarli. Quindi c'è proprio questa continua caccia alle streghe da parte dell'istituzione, da parte delle forze dell'ordine. Ad un certo punto siamo ancora negli anni dei free festival, sono molto importanti per i mutoid. C'era Stone Age, che durante il solstizio d'estate si teneva proprio per celebrare questa ondata di New Age Traveler. C'era il Peace Convoy, che era questa carovana di viaggiatori, di nuovi, diciamo, hippie, di nuovi viaggiatori che cercavano proprio nei free festival di ricreare quell'età dell'oro data da una comunità orizzontale che si basava proprio sull'autoproduzione, sul condividere una festa positiva. Quindi cercano di andare a Stone Age, ma nell'85 accade la battaglia di Binfield, quindi arriva questo plotone, Jorash lo descrive proprio come una vera guerriglia, una guerra civile, cioè il Peace Convoy, quindi questa carovana enorme di traveler viene massacrata, manganellata senza distinzione di bambini, uomini, incinte, donne, ragazzi, uomini, anche perché si trattava di quelle strade tipiche di campagna, sì. E quindi c'erano tutti i caravan uno dietro l'altro, no? E quindi la polizia ha cominciato ad attaccare e i caravan non potevano muoversi, quindi spaccarono tutto, è stato un massacro. E alcuni caravan hanno tentato di scappare per i campi, e qui il campo di Fagioli, sì. La battaglia del campo di Fagioli, ma anche dentro lì impantanati li hanno massacrati di volte. Una cosa per andare a Stone Age, che appunto era per gli anni 70-80 è il luogo magico della più importante, capito? Lì è... E poi purtroppo abbiamo visto come la violenza ritorna sempre. Le ultime notizie che sono arrivate dalla Francia in occasione della festa della musica, proprio per ricordare un episodio di 2 anni fa, celebrare questo desiderio di occupare e far festa, era stato stroncato con una carica, un ragazzo è morto e un mese fa si è cercato di ridare voce a quello spirito e di nuovo la carica. Quindi per questo si sta parlando dell'85, ma davvero certi meccanismi sono sempre uguali a se stessi, come ricordiamo Genova e vediamo cosa è successo nella caserma proprio questa settimana scorsa. Cioè, quindi è molto importante capire come effettivamente l'alternativa c'è, ma deve partire da noi, da una consapevolezza, un'autodeterminazione che si rende possibile se esistono luoghi come questi, se esiste una comunità che va avanti nella stessa direzione con un obiettivo preciso. E la Mutoide Company, nonostante fossero un gruppo molto eterogeneo, perché appunto non c'erano solo inglesi, ma diventava un gruppo veramente internazionale, gente che arriva dal Canada, dall'Australia, proprio per questo desiderio di unirsi a questo show, a questo circo che non trova mete, ma quando le trova non passerà inosservato, lascerà il segno e ad esempio soprattutto lascerà un segno con una scultura molto importante che c'è anche a Mutonia. Il primo prototipo è il Carange. Il Carange
avviene proprio come risposta alla battaglia di Pinfield, a Stone Age, ok? Voi non ci fate fare la festa, noi la facciamo ugualmente. E quindi occuperanno poi la zona di Glastonbury, che era anche lì, era inizialmente un free festival, e per omaggiare Stone Age, quindi le pietre di Stone Age, buttano, cioè, tirano su questo car engine, quindi con delle macchine. Parentesi, sapete cosa è diventato quel festival lì? Adesso l'origine va cercata nel motore. Esatto, perché poi, come Marco aveva anche detto, sentito, una delle ultime ma cosa hai detto? È diventato il festival? No, è il festival più importante d'Europa, forse del mondo, no? Siamo al Burning Man, e sì, anche lì al Burning Man ci sono i motori. Adesso è diventata una roba commerciale gigantesca, 12 palchi, una roba fuori di testa. Però in realtà l'origine parte dai mutoidi. Questo per farvi capire anche un po' l'importanza, insomma, era soltanto una. E quindi Karen, perché le macchine? Perché le macchine erano stato simbolo, era il simbolo di quella società dei consumi e anche dello spettacolo che stava nascendo. Per cui io quelle macchine che consumo te le brucio, perché per me è un rituale al contrario, non è un rito di passaggio. Se si continua ad andare avanti così, questo è un rito di decadenza. E quindi ecco che entrano in scena tutti gli elementi della Motor West Company, quindi le macchine, i mezzi di trasporto che vengono incendiati, modificati, il fuoco con questi lanciafiamme che inizialmente erano degli estintori, perché appunto non è che ci sono i lanciafiamme, quindi come li facciamo? Vediamo questi estintori, vediamo cosa succede. E poi lo zombie beat. E la Motorhead West Company la conosciamo, penso anche voi, per questo carrozzone di Traveler, per questi spettacoli, questi mostri mutanti, ma inizialmente la Motorhead West Company nasce proprio come gruppo quasi musicale, perché c'era una persona importantissima, Ivan, che lui arrivava dietro con una cultura, una storia musicali molto forte, quindi insegna la Motorhead West Company a suonare questi tamburi con un ritmo sfrenato che proprio riproduce il punk del 77, quindi il ritmo velocissimo con questi bidoni ricoperti di metallo o di pelle di vacca, proprio per creare un noise che quasi anticipa anche l'industrial. Quindi anche sotto quel punto di vista sono stati proprio degli anticipatori, e c'era Joe che cantava queste sue profezie mutanti. Infatti Joe è considerato il profeta, no? Colui che già negli anni 80 aveva previsto la decadenza, aveva previsto quest'arte basata sul riciclo. Quando gli chiesi: ma Joe, ma tu eri consapevole che avresti poi dato il là a tutte delle pratiche di greenwashing? No, perché erano quello. Io non è che sono partito con una intenzione ecologica, ambientalista, io sono partito dalle cose che avevo, c'erano i rifiuti, quello era, no? Quindi poi dopo tutto il percorso e anche la fatica degli storici dell'arte di dare per forza un'etichetta ai movimenti, quando certi movimenti non hanno etichetta. I mutoid li puoi considerare hippie, punk, coloro che hanno introdotto tutta la scena rave, ma sono creature ibride, sono appunto creature mutanti. Quindi la situazione a Londra diventa insostenibile, rischiano sempre di finire arrestati, sgomberati, allora decidono di lasciare l'Inghilterra e approdano prima in Olanda, e anche lì fanno una cosa bellissima che vedrete poi dopo nel dopo film di Uli Up, The Classify. Non volevo dirlo, ma è nato, dico tutto il libro. Non posso dirla. Vabbè, poi succede una cosa tristissima, perché questo libro è tanto bello proprio perché ci sono delle storie. Anche per gli stessi mutoid è stato difficile dire, cioè se voi leggete, comunque sono stati scritti molti articoli sulla Mutoid West Company, ma qua si va proprio quasi sul personale e sul ricordo di persone che ci hanno lasciato e che per molti anni lo stesso Joe ha cercato proprio di non ricordare, proprio perché
se fossero sopravvissuti queste persone, la stessa Mutua di Viscompagni magari avrebbe avuto anche una fisionomia differente, molto musicale ad esempio. E vabbè, Ivan purtroppo viene a mancare quando brucia l'underground, la metropolitana di King's Cross. Lui vede queste fiamme e si precipita insieme ai pompieri a salvare i civili. Purtroppo non riuscirà. E anche lì il senso proprio di caspita, cazzo, sta succedendo una tragedia. Sono qua, devo partecipare, non posso stare lì a guardare che la metro brucia, che i civili, che le persone come me stanno morendo. Vado incontro anche alla morte. Per questo un'utopia non è un qualcosa di astratto, è un qualcosa che purtroppo, come lo sappiamo, possiamo anche lasciarci la pelle. La lotta mette in conto anche la morte. Quindi anche questo episodio porterà la Mutua di Viscompagni a lasciare l'Inghilterra. Quindi approdano in Olanda e anche lì sosterranno una comunità locale che era dilaniata da delle ciminiere che aveva reso insostenibile, truppato tutto l'ambiente. Quindi la Mutua di Viscompagni va lì per sostenere il loro aiuto, cercare appunto di fare una collecta con le loro installazioni, con i loro spettacoli, proprio per aiutare la comunità locale. E poi arriva una data fondamentale, l'89, Berlino, Gorlitz e Bahnhof. E qui Marco, che c'è stato, può parlare. No. Meglio di me forse. No, sì, no, è un libro che ci sono tanti episodi bellissimi, no? E io non sapevo che lei voleva, però ce ne sono molti altri, anche perché è un libro di testimonianze. Lei è andata in giro a cercare quelli, perché chiaramente lei è una diaspora, no? Sono dappertutto nel mondo ormai loro, perché appunto girando in continuazione lasciano semi dovunque, magari qualcuno di loro si ferma, come il caso a Sant'Arcangelo, in effetti, no? E lì a Sant'Arcangelo, sì, io ho raccontato la storia, il piccolo pezzo di strada che ho fatto con loro. Nel 1989 appunto avevamo visto questa cosa qui di Berlino, allora hanno fatto una scultura bellissima, doppia scultura, con l'intento di mandarne una 3 mesi prima della caduta del muro al di là del muro, e una che doveva essere a ovest, e avrebbero dovuto unirsi, e questo quindi sono stati anticipatori di 3 mesi della e noi siamo andati là e li abbiamo visti, ho visto una roba bellissima, e poi il muro è caduto davvero. Non vi racconto i dettagli, appunto, perché se volete vedere, però è una cosa storica, insomma, che un gruppo dell'underground, una comunità così di pirati, matti, totali, autogestiti, vestiti in una maniera assurda, che si definivano mutanti, che facevano l'arte, hanno anticipato così forse il momento storico più importante degli ultimi 50 anni, 60 anni, non so, forse fino alla pandemia, perché la pandemia che forse... però comunque la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda, si diceva addirittura qualcuno, no? Guido del PD o Clinton forse c'erano alla fine della storia, adesso andremo tutti d'accordo. Poi nel 91 è scoppiata la guerra del Golfo, 2 anni dopo. Vabbè, sono preparati questi storici prezzolati. Vabbè, comunque, noi l'abbiamo, e quindi qualcuno di noi... la rivista in cui lavoravo in quel periodo si chiamava Decoder, che questa è stata una rivista importante per lo sviluppo del concetto del cyberpunk e del no copyright, e quindi ci siamo interessati a subito, abbiamo fatto un'intervista a loro, è uscita nelle pagine di Decoder, queste 3-4 pagine dedicate a loro. E chiaramente in Italia un po' di interesse si era creato, anche perché comunque The Corner era una rivista che faceva anche 10.000 copie, quindi nel giro dei... ce n'erano ancora pochi nei centri sociali in quel periodo, però insomma c'era molto interesse. E io e il mio socio Roby lavoravamo in quel momento come
tecnici al Festival di Sant'Arcangelo. E c'era un direttore molto aperto, molto curioso, si chiamava Antonio Tisani, e ci ha detto lui: ma voi fate questa rivista bellissima, perché non portate qualcosa al Festival di Sant'Arcangelo? Noi ci siamo fatti mica dire di due volte, però sapevamo che sarebbe stato un bel casino, perché l'avevamo visti come erano a Berlino. E noi abbiamo proposto Mutoid, e allora Antonio Tisani ha mandato un suo collaboratore, si chiamava Pollo, è andato a Barcellona, perché in quel momento non erano da Berlino, erano passati a Barcellona. Nel frattempo il muro era caduto, però. Quindi anche questo Pollo qui è rimasto affascinato, perché comunque era un po' sulla bocca di tutti che loro avevano fatto questa cosa, e poi comunque questo modo di stare nelle strade, questa capacità di coinvolgere il pubblico, lo zombie beat era una cosa bellissima, perché loro mettevano quattro bidoni dove battevano loro con questo ritmo molto molto potente, poi nelle strade, capito, nelle piazze, e però mettevano a disposizione altri tamburi per la gente comune, e quindi c'era un bel frastuono, e poi c'erano queste sculture che sputavano fuoco, cioè c'era una roba spettacolare, era bellissima, e poi c'era Joe Rush, il fondatore, che declamava le sue frasi apocalittiche da fine del mondo, capito, insomma era una cosa particolare. Molto meglio della Furia del Bauhaus, ad esempio. Quindi anche Pollo è rimasto affascinato, è andato ad Antonio, e Antonio ha detto: va bene, si può fare. A quel punto sono stati cazzi amari, però. Poi si vedrà anche nel video, perché comunque loro avevano a quei tempi un 15 mezzi loro, che erano allucinanti, cioè erano, cioè, roba da circo, ma il circo poi dopo chiude e diventano dei camion normali. Loro invece, i loro camion erano proprio così, rimanevano così, punto basso, questi teschi giganteschi, c'era un camion che così era, da davanti proprio, però enorme, in vetro resina, gigantesco, no? Solo quello era difficile. Poi c'era un camion che avevano preso a Chernobyl, che l'avevano pagato poco, perché dicevano che era radioattivo, loro l'hanno preso, che costava poco, un camion con due torrette così, argento, cazzo, era spettacolare solo vederlo, ma poi tantissimi altri, insomma, erano 15. E sapevamo dove cazzo li mettiamo tutti questi 15, cioè non era proprio idea. E quindi avevamo deciso di fare un sopralluogo con una di loro, Lucy, che mi viene brividi sempre a parlare di lei, perché è una donna straordinaria, un'organizzatrice in quel momento, Lucy. Lei, c'è una bellissima sua testimonianza su tutta la storia del muro di Berlino e di queste due, come si chiamavano? Karl Fermann e Silver Board of Peace, di queste due sculture, una per Berlino Ovest e una per Berlino Est, sì. E c'è un bel manoscritto di Lucy, perché lei con carta e penna cercava proprio di far restare in maniera indelebile quello che stava succedendo, anche perché appunto lei sarà un'altra persona che ci lascerà, e quindi era proprio un omaggio anche a Lucy, anche perché la Mutoid Company avrebbe desiderato scrivere un libro anche proprio in ricordo di Lucy, però appunto per loro, in quanto testimoni diretti di certi legami indissolubili, parlare di una persona che non c'era più diventava molto faticoso, quindi anche questo libro è proprio un omaggio alla bellezza di Lucy, perché vedrete poi in The Classify quanto era bella, ma proprio anche in senso, la rivolta è bella, lei era così, era una raia, tutti i capelli rossi, tutta colorata, perché la Mutoid Company. E poi la cosa bella di loro era che dicevano: noi vogliamo contrastare il grigiore della società
proprio vestendoci di tubi colorati, di pezzi di gomma, ma proprio per creare uno show che continuava poi nella quotidianità, proprio per prendere per il culo la società, che diceva che non c'era un'alternativa. E quindi la Mutua di West Company, quando arriverà poi al campo di Sant'Arcangelo, era una ex cava di ghiaia, completamente in disuso, abbandonata, e il comune gli diede 3 mesi di tempo. Quando Lucy è arrivata, appunto, era vestita come noi, perché eravamo punk in quel periodo, io e Robby, c'è stato subito un'ansia, la prima play aveva questa, come canto, tutta aderente, leopardata, una gonnellina di tulle rosa, cioè era fantastica, era. Però, porca miseria, come tutti gli inglesi, un pragmatismo incredibile. E allora abbiamo fatto un giro con lei per le campagne intorno a Sant'Arcangelo, abbiamo un po' capito cosa volevano loro. E allora avevano bisogno di un campo dove possibilmente ci fosse un po' di archeologia industriale, sostanzialmente questo avevano bisogno. E non c'erano molte fabbriche lì intorno, perché è tutta zona turistica, però abbiamo trovato questa cava di ghiaia abbandonata, che aveva due torri, quelle che si usavano per prendere la ghiaia, e belle alte, sono state quasi 10 metri, non so, più o meno 10-12 metri, una e 10-12 metri l'altra. E poi c'erano tutte queste montagne di ghiaia. E lì è stata sia Antonio Tisani, appunto il direttore del festival, molto aperto, e devo dire la sindachessa di Sant'Arcangelo è una città molto tollerante. Si dice che i mattacchioni, la gente che non sta bene, un po' fragile a livello psichico, non la mandano nei manicomi mai, da sempre, si dice così. Infatti ci sono tanti mattacchioni in giro, comunque, vabbè, per dirvi un po', è una popolazione molto tollerante, sarà San Giovese, sa Dio, sarà le piadine, non lo so, Sant'Arcangelo è così. E aveva questa sindachessa che era una tipa molto molto disponibile, tanto è vero che lei riuscì a intercedere con i padroni della cava, che non gli pagavano l'affitto, non gli pagavano le tasse da tempo, e lei mi ha detto: vabbè, non pagate le tasse, adesso ce lo date noi per 3-4 mesi che avevo questi nostri amici, e faranno uno spettacolo alla festa di Sant'Arcangelo. Detto, fatto, avevamo il posto dove ospitarli. Vabbè, poi nel filo vedete il loro viaggio da Barcellona a Sant'Arcangelo con quei mezzi. Non so, è andata bene in Spagna, è andata bene in Francia, ma in Italia nel 1989 vedere una roba del genere era atroce. Comunque non hanno fatto entrare nelle autostrade, e quindi poi, aspettavamo un giorno, allora non c'erano i cellulari, no? Quindi eravamo al telefono con la Lucy, che ogni tanto in qualche autogrill ci telefonava: siamo a Mentone. Un giorno siamo alla Spezia, no, alla Spezia, ancora lì, purtroppo sì. Quindi abbiamo aspettati, col binocolo andavamo a vedere sul cima, che c'era qualcosa da vedere quando arrivavano, e poi li abbiamo beccati, abbiamo visto arrivare questa carovana guidata appunto dalla school bus. Sono entrati, e poi vabbè, lì a Sant'Arcangelo è stato bellissimo. Non so se devo raccontare tutto, però comunque ha fatto degli spettacoli straordinari. Una cosa che vi posso dire, che hanno coinvolto tantissime persone lì, tutti. La fortuna poi dei Mutoid è stata che io non sapevo nemmeno, non sapevo niente, di fianco a Sant'Arcangelo c'è un paese che si chiama Gambettola era allora dove c'era la concentrazione massima di rottamari, quindi andavano proprio la popolazione tranquilla, è il campo ideale per loro, Gambettola vicino, allora loro si sono trovati immediatamente bene.
No, l'unica cosa che posso dire dello spettacolo, che si è spiegato bene nel libro, è che a un certo punto a quel pazzo di Giorace, perché Giorace è veramente un genio, il pazzo totale, gli è venuto in mente, siccome lui, quando c'è tutto il re, lo spettacolo, fuoco, fiamme, macchine che girano, tutti che si scontrano, un casino della Madonna, poi c'è la spugna, è un disastro, e quei tamburi sempre intorno. Lui faceva questi comizi. In quell'occasione, lo sapete come ha fatto? Ha tirato un cavo d'acciaio da una torre all'altra, ha preso la motocicletta, se l'ha messa al contrario senza pneumatico, e quindi nell'incavo del pneumatico si è messo al contrario. È la fine del mondo, puttato, dai! Che cazzo la roba! Cioè, noi eravamo veramente... comunque poi dopo senza piangere sono stati talmente tanto bene che sono andati avanti da più di 30 anni, no? E i vicini e tuttora i proprietari ogni 5 anni fanno causa ai Mutoi, nonostante poi Mutoi è stata anche riconosciuta come luogo del contemporaneo, e perché appunto loro da questa cava di ghiaia poi hanno resa un posto magico dove poter vivere proprio in sintonia con l'ambiente circostante, perché poi c'è il fiume Marecchia, quindi c'è anche proprio tutto un habitat da preservare, e loro appunto vivendo con un accampamento comunque temporaneo non hanno devastato l'ecosistema, ma anzi l'hanno migliorato, e tuttora infatti Mutonia è comunque un luogo da tutelare e che purtroppo però non è ancora lì al sicuro, perché come dicevo prima loro cercano sempre di modificare il sistema dall'interno, ma c'è sempre comunque la minaccia che questa condizione di vita, che è diversa da quella usuale, comunque crescere, pensate agli inglesi, comunque hanno anche un'idea della famiglia diversa, cioè i bambini erano cresciuti proprio in comunità. Se la mamma in quel giorno non poteva accudire il figlio perché doveva fare lo spettacolo, c'erano tutte le altre mamme e papà, cioè, che badavano i figli. C'era proprio questa idea di comunità allargata, e quindi anche proprio l'idea di vivere on the road su mezzi che si potevano spostare anche proprio in base alle esigenze del quotidiano, proprio per aiutare anche a una gestione familiare e comunitaria al meglio. Infatti è proprio bello come poi raccontano che c'era la cassa in comune, cioè tutto era in funzione di questa comunità orizzontale. Giorace era il profeta, ma non era quello che stava al vertice, cioè tutto veniva deciso in riunioni interminabili, e questo ha dato anche la forza ai Mutoid quando poi molti sono rimasti in Mutonia e altri sono ritornati in giro per il mondo, chi in Inghilterra, perché poi Joe è tornato in Inghilterra, Robin ha intrapreso il suo percorso in Australia, molti sono andati in America, quindi hanno comunque poi diffuso questo essere Mutoid ovunque, cioè, quindi ci sono generazioni e generazioni di Mutoid ovunque per il mondo che hanno proprio ben saldo questo principio di autodeterminazione, autogestione e condivisione, che è molto importante. Comunque la Mutual West Company è stata molto importante per l'Italia, non solo per questo modo di vivere, ma anche per un modo di far festa diverso. Cioè la Mutual West Company, quando viene in Italia, aveva già legato ad esempio con le tribe inglese, prima fra tutti con gli Sparrow Tribe, e quindi non solo c'erano loro con questi mezzi che non avevano i permessi per circolare, anzi sì, perché avevano riconosciuto tipo la licenza da circo, da artista, quindi anche gli stessi dire quando li fermavano rimanevano lì, vabbè, passate. Molti episodi divertentissimi nelle street rave parade di Bologna, cioè ad aprire le street rave parade di Bologna c'erano i Mutoid e le forze dell'ordine che erano lì non sapevano cosa fare, succedeva un guasto al motore, si chiamavano Joe, Stefan, tutti i Mutoid, perché erano loro che sapevano metterci mano a questi mezzi modificati che non avevano nulla di una norma. E quindi è molto bello come poi la Mutoid West Company anche in Italia riesce a creare delle piccole mutonie in giro, no? C'erano realtà, è vero, c'erano pochi centri sociali, però il Paso in Conchetta, cioè a Vagliano Valle, in Cascina Vagliano Valle, a Bologna, a livello
in Sardegna, in Sicilia, ovunque, dove a potevano. Roma, a Roma la Fintech. La Fintech purtroppo è stato anche per loro un periodo strano. E loro quindi sono riusciti anche qui in Italia a socializzare, a sposare questi ideali che erano un po' diversi. Perché loro erano dei traveler, da quelli invece più statici, dei centri sociali molto politicizzati. La Motorless Company non faceva politica agiva, era azione diretta. La Motorless Company non ha mai scritto un manifesto, cioè solo flyer, circostilati bellissimi. Erano quelli i loro manifesti, erano proprio le azioni, quelle, le condivisioni, queste accoglienza, sì. Accogliere pubblico e anche nuovi attivisti. E per cui anche in Italia, cioè in ogni parte d'Italia dove facciamo presentazioni, ci sono sculture mutoide, cioè ci sono proprio persone che hanno avuto proprio questi frangenti anche di anni di vita con loro. Perché se tu avevi un mezzo, non avevi un mezzo, comunque volevi unirti a loro e sapevi fare le voglie di fare, facevi. E questa è una cosa che dura tuttora. Cioè quando... Alla fine poi, per chiudere tutte le interviste, a ciascuno dissi, ma per uno che professa la mutazione, come siete, cioè, com'è il cambiamento? Come ve lo vivete voi il cambiamento? Siete anche voi cambiati? Allora, certo, sì, c'è Strappa che fa morire dal ridere, dice, certo che sono cambiato, adesso non vado più a succhiare la benzina dai camionisti perché mi sento in colpa, però sono cambiato... perché ho i capelli bianchi, ma ricordati che puoi sgomberare una festa, puoi sgomberare uno spazio, ma l'idea non puoi sgomberarla, soprattutto quando è una mutopia, azione diretta. Dei mutoid che sicuramente sono sfuggiti, ci sono sfuggiti nel libro qua e là, però almeno rimanendo soltanto sul territorio italiano, voglio ricordare appunto come ha fatto lei il Baso, Conchetta, Leoncavallo, Forte Prenestino, Fintech, a Napoli, a Catania, sono stati tanto in Sardegna, sono riusciti a rivitalizzare tantissimo delle zone che magari erano in 4-5, arrivati loro la comunità è diventata grande, infatti tra di loro è successo che piano piano è diventato proprio una grande comunità, ancora adesso lo è sostanzialmente. Mi ricordo, sono andato una volta a Rostock, non sapevo un cazzo, a Rostock c'era una nave gigantesca che loro avevano occupato, il mutoid, una frangia di mutoid che manco sapevo che era là, e dentro quella grande, della stiva di questa nave attaccata al porto di Rostock sull'Atlantico, un freddo alla Madonna, loro facevano rave dentro questa nave, cioè una roba pazzesca. Dovunque sono andati, ma diciamo che la loro è un'arte di strada, ma nel momento in cui tu fai arte in quella maniera, riesci a sconvolgere chiunque partecipa a quella festa. Anche per questo la forza d'attrazione che avevano e che hanno tuttora. Giorash ancora adesso fa delle cose straordinarie, non so, ad esempio, l'ultima cosa che ha fatto è all'incontro dei G8 in Cornovaglia, ha fatto altrimenti i quattro presidenti scolpiti nella roccia degli Stati Uniti. Ecco, lui ha fatto una roba del genere usando soltanto parti di computer distrutti, con la faccia di Draghi, la faccia della Merkel, la faccia della von der Leyen, di Johnson, ed è una roba pazzesca, ma grossa, è riuscita a farla, capito? Comunque è ancora molto sul pezzo, come per dire, no? E sicuramente per realizzare quella cosa avranno tirato in mezzo tutti i più matti della Cornovaglia, perché è andata così, avrà cominciato a dire datemi dei pezzi di computer, e piano piano è venuta fuori questa scultura bellissima che ha
è riuscita in un momento di pandemia, che fine pandemia, il G8, i Draghi, la von der Leyen vorrebbero ritornare alla normalità di prima, lui ha fatto questa cosa qua. Quindi siamo proprio in questi giorni. Ma la cosa, l'insegnamento dei mutoid è un insegnamento che a mio parere è molto utile in questo periodo. Già a partire dal titolo mutate or die, mutare o morire. In qualche modo io credo che il mondo sia cambiato davvero tanto, molto. Io vivo a Milano e me ne rendo conto. Il centro magari tenta di riprendere la normalità di una volta, ma nelle periferie sta succedendo un cambiamento veramente radicale, una trasformazione radicale. E quindi, cioè, quello che io penso che mutare o morire vuol dire anche tentare di riaggredire le strade in quella maniera, o comunque tentare di fare delle cose un po' sconvolgenti dove ci metti dentro anche tutto quel materiale. Io lo chiamo fuoco. In un periodo del pre-Covid, dagli anni 70 fino al 2020, io credo che dentro dei luoghi autogestiti, che siano stati fissi come centri sociali o delle tazze come nei rave o quelle create dai mutoidi in giro per il mondo, siamo riusciti a mantenere questo fuoco, questa capacità di creare comunità. Il fuoco è anche solamente fare un concerto, un incontro, un'assemblea dell'autogestione, ecco. In qualche maniera questa cosa qui noi siamo riusciti a tenerla per 30 anni di merda o 40 anni che siamo stati dagli anni 70 fino al 2020. Però adesso è successa la pandemia e secondo me bisognerebbe tentare di portarla fuori, questo fuoco che sicuramente ha una presa maggiore, ben maggiore di quanto noi crediamo, nel senso i nostri contenuti, quelli che abbiamo elaborato per così tanto tempo in questi posti, nelle questioni autogestionarie, nella questione delle tribù dell'underground o anche nei luoghi più, tra virgolette, ideologizzati e politicizzati, sono parole d'ordine che possono essere molto più forti di quello che noi crediamo, soprattutto nelle periferie. Qualcosa a Milano stiamo tentando di fare in questa direzione, casomai poi ve ne racconto, però intanto sentiamo cosa pensate voi su mutare o morire.